Ciao, salve, buonasera amici miei. Stasera sono con il mio amico, un sociologo, che si chiama Chris Bello e ci parlerà un po' di un evento che sta per organizzare, bellissimo per unirci tutti, per battere i muri confinanti, come ho già spiegato in passato, oltre ai muri geografici ci sono anche muri confinanti mentali che noi dobbiamo lottare per poterli battere, per poter dialogare, per poter convivere, per migliorare la nostra esistenza e per dare un futuro migliore ai nostri figli e alle generazioni a venire. Stasera vi presento il mio amico Chris Bello, che vi parlerà di questa festa che sta per organizzare per unirci tutti, per una festa per unire i popoli, che si chiamerà Festa dei Popoli. Buonasera Chris, io ti chiamo Chris perché Grazie a te. siamo molti amici, li voglio molto bene, è una persona molto cara a me e ve lo presento. Presentati, vai, fai. Mi chiamo Chris Bello, sono sociologo e diciamo che questo è il secondo anno che intentiamo un percorso di crescita culturale e sociale. Nel nostro territorio, nel lago Nocino Sarnese, ci sono tanti migranti di varia provenienza. Abbiamo un bacino culturale, sociale di grande ricchezza. Quello che vogliamo fare è abbattere i muri, come ha detto Gio, e eliminare quella violenza simbolica che ipocritamente pervade le nostre città del lago Nocerino Sarnese. Vogliamo pertanto, insieme con le nostre piccole, scarse risorse, economiche, sociali, anche con tante difficoltà, creare una festa dei popoli, un momento di gioia, di condivisione, di arricchimento reciproco tra tutte quelle comunità, piccole comunità presenti nel nostro territorio. Vogliamo insieme, anche con Gio, cercare di rompere queste piccole barriere ipocrite, e lo faremo, cercheremo di farlo Insieme lo faremo e insieme. ci riusciremo perché abbiamo tanta grinta, tanta passione, tanta energia, tanta voglia di fare. Deve la nostra volontà battere tutto, battere il razzismo, battere la discriminazione, battere l'egoismo. Dobbiamo conoscerci, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo rappresentare le nostre culture entrambi. Dobbiamo fare qualcosa che mette d'accordo tutti. Vogliamo unire il mondo, vogliamo unire le persone. Vogliamo unire tutte le religioni, perché per come la vedo io personalmente, Chris è molto d'accordo con me. Noi vediamo la religione come una cosa intima di una persona, una sua guida spirituale, e ha tutto il diritto di praticarla. E possiamo essere tutti fratelli, possiamo coesistere, possiamo vivere insieme per un futuro migliore, per la pace, per lasciare un'eredità di pace, di amore, di uguaglianza, di felicità ai nostri figli, alle generazioni future. Vogliamo un ambiente migliore, vogliamo una vita migliore, vogliamo dire basta alle guerre, basta ai muri confinanti, basta alle barriere, perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali e dobbiamo crederci in questa cosa tutti insieme, come abbiamo fatto io e Chris. Vogliamo che noi qua stiamo parlando della nostra zona, Sarno, Palma, Salerno, Napoli, stiamo invitando le popolazioni. Perciò io insisto sempre, sempre insisto e ribadisco ai miei connazionali, ai marocchini, agli algerini, ai tunisini, a tutte le comunità di partecipare a questi eventi, perché sono molto importanti. È l'occasione unica per dire la nostra, per rappresentare la nostra cultura, ci vogliono dare uno spazio. Chris mi vuole dedicare uno spazio per i marocchini, un gazebo dove noi presenteremo il nostro cibo, la nostra cultura, dire che noi non siamo terroristi, dire che non siamo le persone cattive, che non siamo degli spacciatori, che non siamo dei delinquenti come alcuni politici ci vogliono far passare. Che siamo dei lavoratori, che siamo delle padri di famiglia, che siamo delle persone oneste. E questa è una cosa che dobbiamo farla insieme. E questo voglio. Io ci tenevo tanto a fare il video con Christian, come lui ci teneva tanto a vedere me. E purtroppo lui è impegnato,
perché va all'università e è molto impegnato nelle sue attività e fa questo come secondo, fa questo perché ci tiene al mondo, perché ci tiene all'umanità. Scusa se ti ho preso la parola. No, io sono chiacchierone. lo so. Quindi se non hai un microfono a mano non me lo stacchi, che parla il tuo Chris, scusami. No, quello che diceva Joe, tutto quello che diceva Joe è corretto. Non abbiamo altri fini, non abbiamo altri interessi da gestire e da garantire. L'unico nostro vero obiettivo è praticare la fratellanza universale, provare. È l'unico mezzo che conosciamo, è la pratica concreta. Incontriamoci, siamo insieme e condividiamo attraverso un momento di gioia, attraverso la musica, attraverso la preghiera intimistica, attraverso tutti questi aspetti. Christian aveva pensato alla preghiera come la chiamiamo? Interreligiosa, cioè ognuno rappresenta la propria fede, fare una preghiera tutti insieme. Io lo so che questo per alcuni musulmani è inconcepibile, lo so, voglio provarci, voglio andare a contatto, vogliamo sconfiggere la paura di entrambi, vogliamo sconfiggere la paura dell'occidentale che ha nei nostri confronti, che ci vede come delle tagliagole, come dei terroristi, e vogliamo togliere anche la paura al musulmano, all'africano, al magrebino, quella paura che lui, quell'armatura che si porta, quell'ossessione del razzismo che c'è dappertutto. Non tutti gli italiani sono razzisti, non tutti gli occidentali ci odiano e non ci vorrebbero spazzar via, non è così. Ci sono persone che sono amici miei, insostituibili, persone, io ve l'ho presentate tante, vi avevo promesso che ho detto, Chris è uno dei miei amici, una delle persone in cui io l'ho stimato, l'ho rispettato come persona, fin dal primo momento che l'ho visto, e quando si è proposto con questa idea di organizzare questa festa, questa magnifica festa, di poter tutti quanti insieme partecipare, esprimerci, dire la nostra, dire ciò che a noi non piace, ciò che a noi piace, rappresentare la nostra cultura, avere una possibilità, uno spiraglio, da speranza. Persone come Chris danno speranza all'umanità, al mondo, alle persone. È un invito a riflettere per tutto, per tutti. Dobbiamo smetterla con quell'armatura dell'egoismo di portarci dietro, di dire la mia è giusta, io sono la mia fede, la mia religione è quella giusta, no? Siamo tutti persone, ognuno ha diritto a praticare la propria fede in totale libertà, rispettando il prossimo. Ci deve essere un rispetto reciproco tra di noi e dobbiamo avvicinarsi, perché siamo degli esseri umani, siamo uguali, siamo tutti persone e dobbiamo rispettarci come tali, dobbiamo giudicare la persona come una persona, come ha detto il nostro amico prima, che quando per esempio un africano commette un reato, non deve essere giudicato quell'individuo, quella persona singola, non l'intero popolo ha stuprato. Se un africano stupra, l'intero popolo ha stuprato. Se un italiano si comporta in modo attillato oppure si comporta in modo razzista, non tutta l'Italia è razzista, non tutti gli italiani sono dei razzisti, mi spiego. Questo è quello che vorremmo far capire. Scusa, io sono un chiacchierone, ma io mi metto sempre quella re. Giuste parole. Semplicemente così, personalmente concludo anche questo momento, diciamo, in cui noi proviamo a comunicarvi qualcosa di proviamo, di... ci riusciremo. È che a noi interessa non l'integrazione violenta. Personalmente sono sempre stato contrario a queste forme di integrazioni violente. Quello che deve interessare, quello che deve far riflettere è che ognuno ha una grande ricchezza culturale, linguistica, sociale. C'è tutto un background da far emergere. E noi, attraverso la Festa dei Popoli, che come ha accennato prima Joe, si terrà il 5 ottobre 2019 qui a Sarno, e sarà di sabato, noi tenteremo questa strada, vorremmo percorrere questa strada per, piano piano, un passo alla volta, con tante difficoltà, cercare di propinare un'idea diversa di integrazione, di corretta, di sana integrazione, più che integrazione, di condivisione,
di affratellamento universale. Ecco, integrazione mi fa sempre un po' riluttante rispetto a questa parola, integrazione. Quindi preferisco più affratellamento universale che integrazione. Integrazione mi dà tanto l'idea di una somma di convertiti, quando si è convertito, no? Sì, ma di una somma di due elementi quasi anonimi. Noi ce la faremo. Ci riusciremo, perché vogliamo coinvolgere tutte le persone. Voglio che tutti ci parteciperemo a questa festa, che è il 5 ottobre, sabato 5 ottobre. Voglio le persone di Poggio Marino, di Sarno, di San Giuseppe Vesuviano, di Salerno, di Napoli, tutte le persone che ci vedono in questo video, accettano questo nostro invito di venire, di partecipare a questa festa, di vivere insieme un giorno di gioia, di racconto. Parleremo delle immigrazioni, ci saranno storie degli immigrati, parleremo anche degli immigrati italiani che sono andati all'estero, parleremo dei personaggi che hanno avuto successo, grandi immigrati, parleremo del frutto dell'immigrato, il frutto dell'immigrazione, il beneficio dell'immigrazione. L'immigrazione non è un'invasione, vogliamo far passare questa immigrazione per quello che è, non per quello che vogliono i politici o vogliono gli estremisti o vogliono i fanatici. Vogliamo dire al mondo che dobbiamo mettere più amore, dobbiamo mettere più energia, dobbiamo essere più presenti, chiedo la partecipazione di tutti. Scusa, posso parlare un po' in arabo? Assolutamente. هاد الفيستا هادي اللي غتكون نهار 5 في شهر 11، وهاد الراجل هذا اللي كتشوفوا فيه راه ما نعاودش لكم شحال ضحى وشحال طاح، ونهار سونو 3 ميزي اللي لوي جي ستا لافوراندو سوبرا بور ميتريمو بور اورغانيزاري كويستو ايفينتو بور اورغانيزاري كويستو جورنو دي كونفيفينزا دي كونديفيزيوني دي بيني دي اموري verso l'umanità, verso il prossimo, verso questo signore, è un vero fratello, questo essere qua è un grande, è uno che veramente fa la differenza. A me mi è piaciuto tanto e ci credo in quello che fa, e voglio che tutti quanti, anche se vivi a Milano, voglio che questo messaggio ti arrivi con un messaggio sano, con un messaggio buono, un messaggio che vogliamo che tutti lo vivano, vogliamo che tutti provano, si tolgono quelle maschere, si tolgono da quel rancore, da quella malinconia dell'odio, perché vivere nell'odio è vivere male. Noi vogliamo il benessere, vogliamo la gioia, vogliamo la felicità, solo una tazzolella di caffè ci divertimmo, ci facciamo quante chiacchiere, ci volevamo bene, capite? È così, noi andiamo così, Napoli è questa, e vogliamo veramente capire. Io cerco, mi ricordate nei video, cerco sempre di oltre alla mia cultura, che sono marocchino e musulmano, cerco di tramandare anche la cultura napoletana, perché a Napoli ci sono cresciuto e quindi ci tengo tanto, fa parte di me, fa parte della mia esistenza, fa parte della mia vita. Cerco di trasmettere questo, cerco anche di essere grato verso l'ospitalità che l'Italia mi ha dato, le educazioni in cui sono cresciuto, in questo bel paese del benessere che amo tanto l'Italia, e cerco sempre, anche quando sono all'estero, fuori dall'Italia, di onorare l'Italia, perché l'Italia mi ha dato tanto, e specialmente Napoli, mezzi napoletano. E quindi ci metto tutto il cuore, perché ci tengo a sti cose. E Chris mi ha fatto bene, mi è piaciuta la sua iniziativa e l'ho assecondato. Se non ci credevo in questa persona, non facevo tutto questo, ma mi piace, e dovete esserci il 5 ottobre a Sarno, sabato. Vi vogliamo tutti, le persone qui vicine, e vogliamo dare un esempio anche in tutta Italia, di unirci, di parlarci, di cercare un po' di capirci, di avvicinarci, di togliere, battere quei muri confinanti. Li dobbiamo sconfiggere, dobbiamo atterrare, li dobbiamo azzerare, dobbiamo convivere. Viva la convivenza, viva il bene condiviso, viva il bene, perché per noi le persone si dividono in due, le brave persone e le cattive persone. Cerchiamo di essere brave persone. Un saluto fraterno a tutti, e vi aspettiamo ovviamente il 5 ottobre a Sarno per vivere questi momenti di condivisione, di gioia, di arricchimento reciproco. Grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, voglio che questo video venga condiviso e ad arrivare a tutti i fratelli in Italia, marocchini, italiani, stranieri. Vogliamo che questo video arrivi, dare un senso a questa vita, non un senso buono, vogliamo dare far vedere il vero lato umano, quello buono, quello giusto. Perché sembra che quello giusto sia fermato e incominciato, e abbiamo dato spazio agli ignoranti, ai fanatici, che sono loro che si esprimono, che,
che è, non è giusto. Noi dobbiamo cercare di condividere il bene. Condividete questo video in modo che arrivi a tutti, nel cuore della gente. Vogliamo trovare parole e situazioni, soluzioni che arrivano al cuore delle persone, a invitare le persone a riflettere, per cui vivere tutti insieme. E possiamo festeggiare, noi possiamo incontrarci, pregare insieme, festeggiare insieme, abbuffarci, parlare, tutto, completamente tutto. Salutiamo? Sì, un saluto fraterno a tutti. Ciao, un bacio con voi, come sempre ho detto, forza Napoli. Portami via, che mi sento di morire.